Tutti parlano, almeno qualcuno, della COP21, conferenza sul clima, bla bla bla. Però cosa è stato deciso? E che cosa verrà attuato dopo questa conferenza? Niente paura, oggi noi ve lo spiegheremo! L'obiettivo della COP21 è stato quello di concludere per la prima volta in oltre 20 anni di mediazione da parte dell'ONU un accordo universale sul clima accettato da tutte le nazioni. La conferenza ha negoziato con l'accordo di Parigi un accordo globale sulla riduzione dei cambiamenti climatici, il cui testo ha rappresentato un consenso dei rappresentanti delle 196 parti partecipanti. Il testo integrale dell'accordo di Parigi ha avuto tre traduzioni in italiano per facilitarne la comprensione a tutto il popolo ed è così stato pubblicato online. L'accordo diventerà giuridicamente valido se accettato da almeno 55 paesi che, sommando le loro emissioni di gas serra, superino il 55% delle emissioni globali. Ogni paese che accetta l'accordo sarà tenuto a fissare un obiettivo di riduzione delle emissioni, ma la riduzione sarà volontaria. Secondo il comitato organizzatore, prima dell'inizio dei colloqui, l'obiettivo da raggiungere è di limitare l'aumento del riscaldamento globale a meno di 2 gradi rispetto ai livelli preindustriali. Gli stati insulari, tuttavia, chiedono di lavorare per un obiettivo ancora più piccolo, cioè 1,5 gradi. L'accordo prevede un'emissione artificiale di gas serra pari a zero, da raggiungere durante la seconda metà del XXI secolo. Nella versione adottata dell'accordo di Parigi, gli stati si impegneranno anche di proseguire gli sforzi al fine di limitare l'aumento della temperatura di 1,5 gradi Celsius. Per raggiungere l'obiettivo dei 2 gradi, il gruppo intergovernativo sul cambiamento climatico stima che le emissioni di gas serra debbano essere ridotte del 40-70% entro il 2050 e che la carbon neutrality, emissioni zero di anidride carbonica, debba essere raggiunta al più tardi nel 2100. Quindi uno degli obiettivi fondamentali della COP21 è approvare un meccanismo di revisione periodica dei contributi di emissioni di ogni Stato. L'ideale sarebbe fissare il riesame ogni 5 anni, ma soprattutto inserire nel documento finale un riferimento forte alla soglia degli 1,5 gradi. Ci sarà un meccanismo per forzare un paese ad impostare un obiettivo entro una data specifica, ma non verrà fatto nulla se l'obiettivo fissato non è soddisfatto. Ci sarà solo un sistema di name and shame, nome e vergogna, ovvero una lista nera di paesi che non hanno ancora fatto nulla, con l'obiettivo di incoraggiarli ad attuare il piano sul clima. Molti paesi, per raggiungere questi obiettivi, sono indirizzati ad inserire nei trattati la frase "trasformazione globale verso società a basse emissioni e climaticamente resilienti" per segnalare il passaggio a lungo termine dai combustibili fossili, come petrolio e carbone, verso un'energia rinnovabile, come vento e solare. Senza tuttavia fissare una data precisa di inizio, gli attivisti vorrebbero stabilire il limite massimo al 2050. Gli stati membri dovranno firmare l'accordo a New York tra il 22 aprile 2016 al 21 aprile 2017 e anche adottarlo all'interno dei propri sistemi giuridici attraverso la ratifica, accettazione, approvazione o adesione. Nonostante le voci e le critiche alle linee guida dell'ONU, considerate incomplete e superficiali, paesi dello spessore degli USA e di Cina sembrano aver accettato di buon grado le proposte che si dovranno affrontare a Parigi, mostrando volontà di collaborazione. I paesi che più di tutti stanno sperimentando sulla loro pelle i cambiamenti climatici, i paesi in via di sviluppo, chiedono che la stessa enfasi dedicata all'incitamento degli stati che producono molte emissioni venga riservata anche all'adattamento dei paesi. Inoltre essi vogliono che dalla COP21 escano impegni per una legge a lungo termine in grado di aiutarli a risollevarsi economicamente dagli shock climatici che hanno diminuito la produzione e l'efficienza del settore primario. Ma Stati Uniti e Unione Europea sono alquanto ostili a firmare un testo che implica crediti di denaro ai paesi in via di sviluppo, temendo di esporsi ad un'ondata di richieste di crediti legate alle loro emissioni di gas serra. Grazie per l'attenzione! Adesso sarai di sicuro più acculturato sulla COP21 e potrai andare dai tuoi amici a dire: "Ehi, io so della COP21 e voi no!" Vedrete, farete un figurone!